Anche la festa delle maschere si tiene al centro Nordivia. Hai già conosciuto il responsabile? È mio pa... cosa? Cioè, la figlia del responsabile è una generica tizia? Pshing. Sta roba l'hanno presa da un altro gioco, sta roba non è brutta in realtà. C'è un Gurdur. Gurdur sì o no? Incurcin sì o no? No, ragazzi, che ci fuoco Incurcin rock and roll, oddio, è possibile, ma direi di no. Dario Moccia sì o no? Sì, mi vuoi scopare? Non so. Decibella sì, ragazzi, Decibella tutta la vita. Oh, un altro dei Cazzis. Io sono Masamune degli Orchi di Nordivia. Mi befferò di te con le mie enigmatiche mosse. Creta luce sicuro perché c'è ancora il reflect. Figo, hanno anche gli strumenti, quindi sono evsati con gli strumenti, carino. Allora faccio terra, ghiaccio, palla ombra io. Madonna, 10 fps. Magari Varno anche. Lui fa forza lunare, mettiamo Ninetales. Non ho fatto niente. Vabbè. Non solo peccato che le altre sfide facciano merda, peccato che questa sfida sia difficile perché devo avere una squadra proporzionata alle altre sfide di merda. Masamune ora mi fa il sesso 10. Godo. Che terribile sconfitta. Vi porgo le mie scuse, miei fidati compagni. Ok, eccoli qua, i picnic guys. Vuoi fare un riposino? No, ma lui vuole fare un riposino. Pathetic. Il suo nenne è potente. Ha la sciarpa del Napoli lui? Allora, qui ci sono i gelati Snover, ma non c'è nessuno a lavorare. L'ultimo ritocco ed è fatto. Ecco le maschere, le possiamo finalmente vedere da vicino. Oh my god. Oh, ecco le lanterne. Ma le bande d'oro del Pokédex come si ottengono? Non le vuoi! Non le vuoi, Usarak, non le vuoi. Che forzuto! Ecco il cartello. Il secondo cartello è stato un po' difficile da trovare, vero? Non hai idea. Dai, leggiamo il cartello. L'orco possedeva 4. A seconda di quale indossava, i poteri della clava da lui brandita mutavano, ma non ha nessuna clava in teoria, Ogrepond. Grazie alla maschera verdazzurra poteva ridar vita alla vegetazione avvizzita. Grazie alla maschera purpurea poteva generare lingue di fuoco persino dalla fiammella. Questa è... Fesandipiti. Grazie alla maschera turchina poteva arrestare il corso dei fiumi. Questo è Monchidori. Grazie alla maschera Bigia, che è Okidogi, poteva frantumare con agio solidi massi. Prima di perire, i beniamici rubarono 3 delle maschere, privando l'orco di una parte dei suoi poteri. Le maschere rubate dai beniamici sono conservate al centro Nordivia, sai? Per la gente del paese, l'orco della leggenda è un mostro spaventoso. Ma a me sta simpatico, madonna, questa gliel'ho predictata 6 mesi fa. È davvero una forza. E non fa una piega neanche quando viene escluso e maltrattato dagli umani. Anche io voglio diventare tosto come lui. Che bello sarebbe diventare indipendente e fare amicizia con il signor orco. Ops, cioè... mi sono appena ricordato che dobbiamo fare una foto. Dai, dai, all'opera! Mi piace che nella foto vediamo questo avatar vestito da scolaretto così, ma nel pratico, nel nostro roleplay, c'è il professor Saidonia così.
Allora, il prossimo cartello. Ora che ci penso, andando da quella parte si sale sul monte dove vive l'orco. Ah, finisce il DLC adesso. Saidonia, ti va di andare a vedere la sua tana? Tutti la chiamano antro del terrore. Ma certo. Beh, io vado avanti allora. E attenzione. Lotad, ma cazzo ci fa Lotad su? Ok, per di qua si va, immagino, all'antro del terrore. E invece quello è il pendio infernale. Quello laggiù è l'antro del terrore. Dicono che era la tana dell'orco della leggenda. Io ci sono venuto un sacco di volte, ma l'orco non l'ho mai visto. Magari se ci sente lottare, uno forte come lui potrebbe incuriosirsi e spuntare fuori. Mi concedi la rivincita? Con piacere. Ok, Furret. Stavolta lotterò come si deve. Amnesia davanti a Mamoswine ci sta, dai. Me la sono quasi fatta sotto con questo attacco. Cosa? Poliwhirl, un lavoro per il Bika Boruto. Ma che fa? Ma che cazzo fa sta IA? Ma Nube nessuno si era bustato. Che attacco pazzesco. Tutti quei PS persi in un colpo solo. Allora non era un'impressione, sei proprio forte, Saidonia, come faccio a batterti? Comunque ti va ad entrare nella tana dell'orco e vedere com'è? Oh, Gabone. Mamma mia, com'è buio e stretto. Vivere solo in un posto così deve essere proprio triste. Alzi mille, il sole è già calato. Mi sa che è meglio se il giro dei cartelli lo finiamo domani. Ah, giusto, oggi inizia la festa delle maschere al centro Nordivia. Magari non ti va, però, che ne diresti di, insomma, di farci un salto? Ti divertiresti? Direi che gli diremo mi piacerebbe andarci. Prima della festa ho un paio di cose da fare. Ti dispiace se passiamo da casa mia? Viviamo nella zona nord-ovest del paese. Se avessi una cartina... Si gira un drummino. Che ce l'hai le OCB lunghe? Prende un po' di erbetta dell'antro dell'orco. Ti è avanzato il biglietto del bus. Per Verde Giada ci faccio un filtrino. Non c'è niente, vero? Ah, ma aspetta, c'è Ogre. Non è pro. Vi immaginate se per un errore tipo di... L'area 1. Allora, dov'è casa tua, frate? Sovecchio? Vivono col nonno. Oh, Riben, bentornato. E chi c'è qui con te? Lui è Saidonia. Partecipa al viaggio di studio assieme a me. Oh, quindi avete stretto amicizia? Proprio così. Perché siamo amici? Ho un amico, non so, mi fa strano, mi viene da ridere. E questa è mia nonna. Statemi a sentire un po' voi due. Per la festa bisogna vestirsi come da tradizione. E ho proprio due completi perfetti per voi. La nonna no, ragazzi. La nonna no, la nonna no. Nonno e nonno sì. Non sono soddisfatto di questo codino. Non è proprio il mio, però vabbè. Ti sta a pennello, proprio come immaginavo. Tieni, questo è per te. Un regalo chic per un tipino chic come te. Tessera chic verde, una tessera che amplia la scelta di acconciature disponibili nei saloni di bellezza e di articoli acquistabili nei negozi vestiti. Ok, sì, subito. Nonna, hai mica visto la mia... Oh, no! Ah, e tu che ci fai qua? Beh, ecco, Saidonia viene con me alla festa delle maschere. Non stavi cercando qualcosa? Ah, giusto, nonna, dov'è la mia maschera? Non la trovo da nessuna parte. Ah, le maschere, dopo la festa dell'anno scorso le ho riposte tutte nella rimessa. La rimessa, eh? Andiamo. Chi arriva prima si becca la maschera più bella? Così non vale, rubra! Sono persone semplici, ragazzi, non hanno niente in casa. Accidenti, non c'è! Non t'hanno insegnato che non si curiosa in casa altrui? Comunque non so perché, ma nella rimessa c'erano solo due maschere. Sono arrivata prima, perciò la maschera me la prendo io. Così è la vita. Come premio di consolazione ti concedo di ammirare la mia figura in abiti da festa. Durante una lotta, si intende.
sentiti libero di ammirare i miei abiti da festa. Così mentre sei distratto ti stendo. Vabbè. Morpeko, quindi anche lei. Ci vogliono far capire che... Ehi, basta con queste mosse super efficaci. Ce l'hai come per la maschera. Ci vogliono far capire che switcha di mood come... Sesh, carino. Se non fosse che... Perché Morpeko e poi Swadloon? Cioè, perché giocare un Pokémon serio e poi una merda? Oh, mamma. Sinistra, quindi è già evoluto. Facciamo cuoco bomba. Bacca antifuoco? Oggi è un giorno di festa, quindi ti farò divertire un po'. Alcune lotte di trama stanno cominciando oltre l'intro ad avere un minimo di spessore. Gli allenatori rimangono indecenti. Adesso ti disfo, così poi posso andare alla festa contenta. Ah, chi se ne importa di com'è andata la lotta? Tanto la maschera me la tengo. E ora me la metto pure. Lei c'ha Fesandipiti, secondo me. No, c'ha Monkey D'Oro. Chi io voglio Monkey D'Oro? Senti, sei Idonia? Se vuoi puoi usare la mia di maschera, no, non gliela toglierei mai. Col cappero! Avevamo detto che facevamo a chi arriva prima. Le maschere le vendono pure alla festa. E ora diamoci una mossa, andiamo. Scusami, Seidonia. A mia sorella piace fare la dura, ma in realtà è tutta scena. Prima che arrivassi tu, si era messa d'impegno a cercare la terza maschera. Ma che rimanga tra di noi, però. Allora, andiamo? Che fa? Vuole andare alla festa anche lui. Eccoci alla festa delle maschere. I festeggiamenti durano qualche giorno. Che mi dici, eh? Scommetto che a Paldea ve le sognate delle feste così grandi. Bene, sì. Dai, prestami il tuo bastone roto selfie. Voglio scattare una foto ricordo. Bizzarra richiesta. È così probabilmente che si socializza Nordivia. E che dobbiamo fare? Ti farà. Dal mio segnale, 1, 2, 3, cheese. Grazie, pocherietta. Non ce la fai vedere la foto. Niente male, no? Rende tutta l'atmosfera della festa. Ma voglio vedere la foto. Non so se lo sai già, ma questa festa si tiene in onore dei tre beniamici. E cioè dei tre Pokémon che tempo fa difesero Nordivia da un orco cattivo. Le maschere che indossiamo io e gli altri ragazzi di qui raffigurano questi tre eroi della leggenda. Che hai da ridere tu? Si vede che non conosci per niente l'orco della leggenda, Godo. Se io ne so molto più di te sulle tradizioni di Nordivia. Mostra un po' di rispetto per tua sorella maggiore di quanto. Oh, guardate, ci sono le mele caramellate. Andiamo, dai, dai. Oddio sì, dammi le mele, bastardo. Bacche caramellate, frutta caramellata, dolcetti belli e buoni per tutti i gusti. Ma ovviamente questa è la mela che ti dà il potere dei cazzi, non... Porca troia. Gradisci una mela caramellata, ma... Ah, ok. Due mele caramellate, per favore. Ecco a te, ragazzino. Tieni, sei due, uno è per te. Sapevi che qui a Nordivia c'è un Pokémon che assomiglia a una mela caramellata? Dai, andiamo a vedere che c'è laggiù. Questo dà la mela per evolversi. Questo è diverso perché dà la mela per evolversi. No, ragazzi. E a me viene da ridere, ma è una cosa oscena. Ci sono quattro bancarelle, due delle quali sono identiche. Questa cosa non ha alcun senso se non perché sei un cesso. Ma manco al Salsiccia Comics dove va Sabaku nel weekend ci sono ste robe con due bancarelle uguali. Ma quando sei lì e metti la prima bancarella e poi fai copia e incolla e la metti un metro più distante... Cioè, ma non c'è qualche collega in studio che ti fa, bro, dai, no, cioè, l'hai messa lì, non la mettere pure là, ma mettiamola oltre le scale. Avrebbero potuto fare la paraculata di cambiare almeno, non lo so, la grafica, l'NPC dentro. Per dirti, sai, la specialità qui sono le mele caramellate, la granita, sono... Due negozi di granite diversi che vendono la stessa cosa, però uno c'ha il logo del pisello, l'altro delle palle, sai,
si fanno concorrenza. No, sono uguali. Dentro c'è lo stesso Cristiano. Ma ragazzi, ma questa cosa è invereconda, Cristo. L'intera identità di questo DLC è questa cazzo di festa. E questa cazzo di festa ha una, due, tre, quattro, cinque, sei bancarelle e sorvolerei, delle quali quattro sono a coppie, sono uguali, c'è lo stesso NPC dentro, vendono la stessa roba, le altre due vendono tre oggetti insieme e una è vuota. Questa roba è oscena da un punto di vista di rispetto dell'acquirente, è proprio pigrizia esplicitata, quasi affrontando chi ti ha dato dei soldi. Vabbò. Ma che sono questi? Oh god. Queste sono le vere quattro maschere. Merda! Questa è la maschera della forza. Questa è la maschera della cura. Questa è la maschera del fuoco. E questa è la maschera normale. Gioco della caccia all'orco. Gioco della caccia all'orco. Avete il coraggio di tentare la sorte? Dai, tentiamo la sorte. L'ho fatto anch'io poco fa. È stato un gioco da ragazzi. Il mio punteggio è 6390. Voglio proprio vedere se ce la fai a battermi. Te faccio vedere. Lo scopo del gioco è raccogliere quante più bacche possibili, depositarle sul corrispettivo poggia bacche e totalizzare punti. Nell'area di vita al gioco si trovano molti palloni orco, di quattro colori diversi, va bene. Facendoli scoppiare potrai raccogliere le bacche che si trovano al loro interno. Nella base sono disposti quattro poggia bacche di colore diverso. Premi il pulsante A per depositare in ciascuno di essi le bacche del relativo colore. Il gioco si conclude una volta raggiunto un certo numero di bacche depositate. Di tanto in tanto alcuni Pokémon mangioni si avvicineranno al poggia bacche per cercare di divorarne il contenuto. Premi R per cacciarli via in fretta, praticamente è la roba del Team Star. Vediamo. Bacche necessarie 2... Ah, ecco, perché c'è un numero limitato. 2-3-2-2 era. Ok, quindi 1, 2, va bene. 3, 1, 2, 3. No, prese 4. Vabbè, tanto le posso droppare anche diversamente, immagino. Cioè posso anche non dropparle tutte. Vai, preso tutto. Qua le droppiamo tutte. Qua le droppiamo tutte. Qua ne droppiamo 1, 2, 3. E qua 1, 2. Ok, questa è la difficoltà base. Livello 2. 5, 6, 5, 4. 5, provinste, sopra. E qua, 5. Prese tutte, vai. Ok. Vai, ne manca una. Vai. Ah, ho fullato le bacche. Ah, quindi... Ah, questa è una cosa importante che ci mancava. C'è un numero massimo di bacche. È un minigioco, ragazzi. Incredibile. Grazie per aver giocato. Hai totalizzato un punteggio di 7386. Ecco a te un bel premio. L'esperienza amuleto. Ci sta? Impossibile. Io, la regina della caccia all'orco, sconfitta da uno come te. Ah, Riri, ti affido una missione di importanza vitale. Sconfiggi Saidoni e vendicami. Io? Ma non mi va. Ma che fai? Prendi le parti di un forestiero invece di sostenere una puro sangue nordiviana. Ma vai, Ogrepon! Oh, regà, c'è Ogre... Ragazzi, c'è Ogrepon! Ma c'è Ogrepon in mezzo alla piazza, nessuno lo vede! No, no, non lo inseguo, devo prima fare tutte le difficoltà, questa roba. Ragazzi, accendete il gioco. Ciao! Ciao, Saido, come stai? Tu sei Dreid o Davide? Dreid, Dreid. Ok, bella. Io intanto parto. Sono... Davide, però non ti vediamo su Discord. Wargage lo vedo su Discord. Ciao, Saito. Ti vediamo. Io sono l'omino verde. Ok, io punto ai rossi. Io sono sempre il blu. Allora, Puma, anche se non sei qui, prendi i grigi. No, raga, penso che ora mi sentite. Non basta consegnarli tutti lo stesso secondo, così non spawna niente. Vai, 3, 2, 1, vai, 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 butta, 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 tutto dentro, non ti tenne niente. Chi è il grigio? Uma! Uma, dove cazzo stai? Raga, ne ho buttati solo 5. Perché? Era semplice il piano. Uma, mi stanno scopando gli scoiattoli, muoviti. Eccomi, eccomi. Rido. Dai, GG. Vai. Ok, godo. Ah, c'è anche la foto tutti insieme. Ok, adesso tocca farla difficile. Io ne ho zero, anche di rossi. Lo so.
prendo quello che capita fra. Allora, blu. Blu, come siamo messi? Ah, verdi finiti, se ne avete due. Ne ho tre. Perfetto, finiti. Blu, me ne servono 10. Ok, blu finiti. Ok, perfetto, blu finiti, verdi finiti, grigi ne servono 9. Ne avete 9? Ne ho 14. Ok, i rossi? Ne ho 3. Io ne ho 4. 4, 8, no, mancano un po' di rossi. Vabbè, intanto venite e poi finiamo i rossi. 8 rossi. Ok, vai. Bentornate, depositate. E io intanto vado a prendere i rossi. Killate se c'è gente. Sì. Ok, ci sono io. Ok, manca un oddio, rosso. Ragazzi. Tornate, vi prego. Voglio andare a dormire. Dai. E che? Hai completato la modalità sfida difficile. Sei forte. Il risultato del genere non si vede. Non mi dite niente. Uno come te potrei anche sbolognare quel Pokémon. Oddio, mi dà Ogerpon. Devi sapere che ogni volta che qualcuno partecipa alla caccia all'orco si presenta puntualmente un Munchlax famelico. Quindi ho pensato, to, potresti prendertene cura tu, è tutto tuo. È shiny? Godo. Secondo me sarebbe da fare una cosa. Gli diamo tutti lo stesso soprannome. Ieri gli ho detto, io lo chiamo Puma, non mi importa. Va bene. Lo dedichiamo tutti a Puma, che era l'underdog e ci ha portati qui. Oh. E non solo, Puma lo mettiamo in squadra per il resto della blind run. Vai, per forza. E poi eccoci qua. Siamo tornati nel gioco normale, purtroppo. Dai. Qualcosa che mi porterò dietro per... Puma, distruggi. No. Ok. Hon, il bambino misterioso, ti fissa da dietro la maschera. Quindi il professor Saidoni, a 30 anni, delle lauree comprate, perché in realtà non si è mai laureato, pensa che questo sia un bambino. Bella maschera! Ma ti pare possibile, Saidoni? No, hai fatto scappare. Chi era quello? Insegui il bambino misterioso. Saidonia, non andartene in giro così per conto tuo. E tu, bambino, lo stesso vale per te! Però gli casca la maschera? No. Sì. Torna indietro, ti dico! Hai raccolto la maschera turchese. Ma chi era? Da dove sarà sbucato? Forse non è un esso... Vabbè. Professor Saidonia dice, era un Pokémon. Non sarà mica l'orco? Quello che compare nei cartelli con la storia. Rubra, Saidonia, che fate qui? Abbiamo incontrato l'orco. You need to shut the fuck up! Rubra, non urlare, non sento quello che dice, certo, perché lei non vuole che lui vada in pericolo a cercare l'orco che ha sempre voluto trovare. Allora io me ne torno alla festa. No, ma povero Riri. Riri ha una passione esageratissima per l'orco. Non vorrei che si lanciasse all'inseguimento dell'orco verso il monte. Sarà un nostro segreto, sì, ma io non ho accettato. Riben deve diventare un ragazzo che cammina sulle sue gambe e che segue le sue passioni, maledetta stronza. Questa è la volta buona. Oggi io e Rubra avremo una sessione di orientamento da batticuore. Lui vuole fare sesso, raga. È canon che voglia fare sesso. Tizio, Occhialino e Rubra possono avere la loro storia. Io sono diretto verso un bosco. Oh ragazzi, Lita non ce ne avrà 5. È Dio buono, ma che so, tutti minorenni dentro Pokémon. Lita mi sembra una donna adulta e vaccinata, Cristo. Ha anche studiato fotografia, cioè bisogna aver finito il liceo, l'università, ha fatto un master in fotografia. Ce l'hai ancora quella cosa che abbiamo raccolto alla gradinata, no? Mio nonno ne sa un sacco sulle leggende popolari. Faremo meglio ad andare a parlare con lui. Come no, sì, certo. Onde di Saidonia? Oh, c'è Saidonia, buongiorno. E ti pareva che doveva svegliarsi adesso? Riri, levati di torno. Io e Saidonia dobbiamo parlare, è venuto qui per questo. Ma non è giusto, perché non ci posso parlare anch'io? La solita antipatica. Che hai detto? Sei antipatica? Rubra, è questo il modo di trattare tuo fratello? Sei gentile. Perché? Come l'avrei trattato? Non l'ho mica menato. No, nonno! No, nonno! Devi morirci su quella collina! E non gliela puoi lasciar vinta, sennò questa fa sempre così anche quando c'ha 30 anni! E niente, il nonno si fa mettere i piedi in testa. Fa vedere al nonno quella cosa. Peak game design. Ma no, che è quella roba? Mi riferisco alla cosa che abbiamo trovato alla festa.
Mm? Ma no, che è quella roba? Mi riferisco alla cosa che abbiamo trovato alla festa. Ah. Mm? Ma no, non è possibile. Questa è la maschera del venerabile orco. Non avrei mai pensato che il venerabile orco ci degnasse tuttora della sua presenza alla festa. Lui sa! Il nonno sa! Cazzo, quanto è sexy questo vecchio. Sembra proprio che sia arrivato il momento di raccontare anche a te come stanno veramente le cose, Rubra. In realtà è successo l'esatto opposto di quello che si narra. Per cominciare, è ora di chiamarlo con il suo nome, cioè Ogrepon. Si tratta di una verità che nessun altro in paese dovrà mai conoscere. Perché dovrà? Tanto tempo fa, un uomo e un orco giunsero a Nordivia da terre lontane. Il loro aspetto insolito spaventò gli abitanti del paese. L'uomo e l'orco si dispiacquero molto dell'ostilità dimostrata dagli abitanti e si rintanarono nel monte, in una grotta isolata. Il mascheraio del paese, l'unico che provasse pietà per l'uomo e per l'orco, decise di fabbricare per loro una varietà di maschere. Stupende maschere brillanti, ornate di esotiche gemme che lo straniero aveva portato con sé. Indossandole, i due avrebbero potuto celare il loro volto e mescolarsi alla gente del luogo. Fu così che da quel giorno poterono unirsi alla festa del paese all'insaputa della gente. Le maschere della misteriosa coppia erano così belle da guadagnarsi subito l'ammirazione di tutti. Avendo sentito parlare di queste rare maschere brillanti, invece sono cattivi, invece sono delle merde, invece sono dei figli di Troia. Si introdussero nella grotta in cui vivevano l'uomo e l'orco e tentarono di trafugare le maschere che erano gelosamente custodite in quel luogo. L'uomo, che per fatalità si trovava lì, riuscì a proteggere una sola delle maschere. Ma ormai privo di forze, non riuscì a impedire che i Pokémon assalitori rubassero le tre restanti. Dopo un po', l'orco tornò alla grotta, ma non c'era più l'uomo, è morto. Tuttavia, vi trovò solo la maschera di colore turchese e le tracce dello scontro avvenuto. L'orco indossò la maschera e scese in paese, forse con il proposito di cercare l'uomo. Trovò invece i tre Pokémon, intenti a ostentare con gioia il loro bottino, e li debellò. Gli abitanti del paese, ignari dei fatti, non comprendevano cosa fosse accaduto. Tutto ciò che i loro occhi videro fu la figura di un orco infuriato, e ne furono terrorizzati. Credettero così che i tre Pokémon avessero protetto il paese dall'attacco dell'orco. Li chiamarono affettuosamente beniamici e li seppellirono con tutti gli onori. L'orco, ferito e sconsolato, si ritirò nella grotta isolata del monte vicino. Ma è assurdo. Povero Ogrepon, altro che beniamici. Quei tre sono il peggio del peggio. È tutto il contrario di quello che raccontano. Devono saperlo tutti. Calmati, che ti ho appena detto? Non bisogna parlarne con nessuno. Gli abitanti del paese credono ciecamente alla versione della storia che conoscono. Come pensi che reagirebbero se qualcuno desse degli impostori ai beniamici che adorano? Ti direbbero che sei un coglione, c'ha ragione il nonno. Ai tempi anche il nostro antenato mascheraio ce la mise tutta per diffondere la verità. Ma nessuno lo ascoltò. Riguardo alla maschera che mi hai mostrato, mi sembra che manchi una parte della gemma. Potrei provare a ripararla, puoi lasciarmela per un po'. La tratterò con cura, non preoccuparti. Ovviamente. Per oggi mi dedicherò all'orientamento senza fare storie. Non vorrei che Riri si insospettisse. Riri sta già al lago cristallio. Saidonia, senti, ma prima con mia sorella di che parlavate? Di varie cose. Ah, capito. Ah, già, i cartelli, l'ultimo è un po' distante. Si trova oltre il Monte Orco, nella landa paradisiaca. Beh, andiamo? Perché mi ha mentito? Che sono uno stronzo. Pensavo che fosse un tizio in bagno e ho pensato, questo fa gli sciroppomi dal bagno. Cos'è, un modo strano per dire i pompini? No, abbiamo finalmente la possibilità di fare Diplin. Ne compro uno, sì, come no. Il Pokémon fa esplodere dello sciroppo viscoso sul bersaglio, ricoprendolo e facendogli diminuire la velocità per 3 turni. Allora, vi spiego, praticamente voi prendete la tovaglia, la poggiate a terra, sta tovaglia, va bene? Vi fate un panino, che si fa prima del sesso, non so se voi capita, ma a me sempre questa voglia di mortadella, quindi poi bisogna cercare di mettere un po', diciamo anche in maniera afrodisiaca, uno fate così e un altro fate così e questi sono un po' i coglioni vostri e quell'altro il pisello. Ah, vedi, mamma mia, mo c'ho voglia proprio di scopare, ah. Madonna, che brutta sta mappa! Ragazzi, guardate che merda! Due Pokémon sotto che fanno quello. Cosa dici qua? Strada per la landa paradisia. Now I am the Commander, the destroyer of worlds.
Ma Shine? Qui non c'è un cazzo, però c'è uno Squovet che mangia una mela. E ora io vorrei vedere insieme a voi com'è che esattamente funziona questa cosa, ok? Vado a fare pipì. Cazzare il cartello qua. Vai! Questa è la landa paradisiaca. Secondo la leggenda, l'orco si vedeva spesso da queste parti. Prima di leggere il cartello, ti andrebbe di lottare contro di me? No. Se al crepuscolo scorgi una figura approcciarsi fuori dal paese, fai molta attenzione. Nascondi il tuo volto all'istante indossando una maschera. Così facendo, la figura, persona orco che sia, ti riterrà suo simile e continuerà per la sua strada. Ecco la nascita del Festival delle Maschere. Tuttavia, se non hai con te una maschera, prega che la figura sia un essere umano. Se tuttavia è un orco, sei anche tu al crepuscolo, poiché il tuo vero volto sarà ormai a lui noto. L'anima verrà separata dal tuo corpo e non potrai mai più far ritorno al paese. Alla parte in cui l'orco ruba le anime non è che ci credo, ma i miei antenati costruivano maschere per davvero. A quanto pare le ha create tutte il bisnonno del nonno di mio nonno o qualcosa del genere, quindi era un business. Pure la festa delle maschere sembra essere nata grazie a un mio antenato. A me non va molto giù come dipingono l'orco in questi cartelli. Certo, magari l'orco fa un po' paura, ma farsi prendere dal panico e cacciarlo dal paese mi sembra esagerato. Hai ragione. Quindi anche tu la pensi come me. Dai, facciamo l'ultima foto. Oh. Con questo abbiamo finito la prova. Io ora allenerò i miei Pokémon per diventare più forte, quindi me ne torno a casa. Bisnonno di mio nonno di mio nonno, quante generazioni sono? Nonno. Madonna, aspetta. Allora, il padre del nonno e il bisnonno. Quindi il nonno del nonno è bisnonno, bisnonno. Nonno, nonno. Sono 5, me ne tornano 5 a me. Perché dite 9? E avete ragione, perché vuole il bisnonno adesso. Sì, sono 7, mi torna che sono 7. E dobbiamo contare anche Riven, però. Quindi sono 9. Comunque si sta... Cucina Shiny? Yes. Terzo Shiny di questo DLC, raga. Presi. Rubra mi ha detto di avvisarti che ti aspetta a casa e vuole che ti sbrighi. Madonna, lui è NTR puro, voi. Ho provato a riparare la maschera di Ogrepon. Per finire l'opera mi manca un ultimo materiale. Il nonno dice che serve un pezzo di cristallo che si trova in fondo al lago cristallio. Giorno nonno. Riri, perché oggi non te ne vai a fanculo? Lo so, fai un po' come ti pare. Come che hai detto? Ho da fare. Ah, mi sa che la pubertà. No, potrebbe essere che tipo gli stiamo nascondendo tutto e non siamo neanche particolarmente guardinghi nel farlo, però. Forza, raggiungiamo la cima del monte per raccogliere qualche pezzo di cristallo. Geodude Shiny! C'è uno Shiny! C'è un Geodude Shiny! C'è un Geodude Shiny! E fai il tuo. No, ragazzi, è sparito. Sparito. Perso per sempre. C'è più. L'Icecore dov'è? Ah. Devo ucciderlo. Ma, insomma, è esplorabile comodamente questa zona, devo dire. Eccoti finalmente, guarda lì. Questo è il lago cristallio, che te ne pare? Non è di una bellezza sorprendente? La gente dice che qui si può incontrare chi è passato a miglior vita. Pensiamo alla maschera. Per ripararla ci serve un pezzo dei cristalli sommersi. Ed è qui che entri in gioco tu, Saidonia. Mostrami come te la cavi nei tuffi. Terremoto. Questo è il grave tuffo. Good. Ah, mi è quasi venuto un infarto. A volte da queste parti sbucano fuori Pokémon come quello di prima. Pezzo di uno dei cristalli che brillano sul fondo del lago. L'energia dei cristalli sommersi nel lago, eh. Ci avevo visto giusto. Professoressa! Oh, che sorpresa, Rubra Saidonia, avete fatto a cambio di coppia? Non mi è chiaro il motivo, ma l'acqua del lago cristallio emette onde con la stessa lunghezza d'onda di quelle
dell'energia Terra Crystal.